arriva la palla persa anche dall'altra parte. Cinghilia prova ad attaccare il centro area, sposta un po' tutti, poi va a schiacciare, inaugura così la sfida alla sega Fredo Arena. Canestro e fallo, questa è la giocata con il fallo di Xavier Johnson, spostato di forza dal movimento di Hackett che rimane bloccato nel traffico. Bellinelli si stacca, alla fine il pallone lo riceve Abbas che ne fa saltare a due, gran scarica, rimorchio per Mechi, un po' con gli effetti speciali. Holman va a bloccare Casarin, palleggio con mano sinistra, ottimo pallone sotto, Holman con il fallo, l'assist vincente è di Davide Casarin e Holman resiste al contatto con Abbas e poi quello molto leggero del secondo quarto per la Virtus. Mechi, Paiola, movimento di Hackett e anche di Bellinelli che ringrazia sotto canestro con dedica, rimbalzo ispiratissimo Bortolani che poi fa correre Verona con il canestro, contatti che secondo gli arbitri, questo l'assist di Udom per Johnson, serie di contatti, l'avete visto anche nelle immagini, qui vicino alla quarta palla recuperata in questo terzo quarto, i palleggi di Mannion che poi si arresta con le mani in faccia di Smith, Nico Mannion con il gioiello del più 9 Virtus. Paiola, Bortolani palleggia contro Camara, Holman di nuovo per Bortolani che spara la tripla in faccia a Camara. Bellinelli consegnato, tripla di Bellinelli sul ferro, Cinghilia il rimbalzo e poi il lancio in avanti per Rosselli, indisturbato, time out Scariolo, Verona a meno 3 contro Henderson, blocco di Cinghilia. Mechi prova a prendere posizione sotto con Casarin sulle tacche, Mechi si gira, gancio a bersaglio, perfetta l'esecuzione. Henderson deve andare al tiro, lo fa in tempo, trova solo il ferro, rimbalzo Virtus, Courtinier mette il turbo, prova a disorientare Smith, Courtinier porta a casa il ferro e questa è la fuga di Courtinier contro Smith con schiacciata, l'atletismo del francese. Bortolani, suo movimento, suo che quello di Henderson, Bortolani riceve, bomba, ancora Bortolani, rimanda tutto, posto in panchina, movimento prima a centrare, poi dopo la ricezione e tripla da lontanis, Cappelletti, 2 secondi, 1 secondo, Bortolani va al tiro, finisce la partita, vince la Virtus 87 a 82, 13 in stagione.